delusione e rabbia, peggio di 4 anni fa, non era affatto facile, anzi sembrava impossibile. Gli errori commessi in estate si sono manifestati nel corso della stagione, sopravvalutato l'organico, sottovalutata la Serie A, questa è la sintesi, nuda e cruda. E poi il destino, che davvero non conosce compassione. A dir poco, crudele, l'epilogo della sfida con la Fiorentina. Ad una manciata di secondi dal triplice fischio di Russo, un cross di Teio mancato da Vesino e Stendardo va a morire beffardamente nell'angolo lontano, alla sinistra di Bizzarri, travolto per questo dalle critiche. Il collega Gabriele Aldegani. Quei palloni quando vengono tagliati in mezzo all'area tutti vanno a vuoto, insomma per un portiere diventa complicato. Diventa complicato perché purtroppo quando hai tante persone che poi ti passano davanti non sai mai chi può colpire e rischi poi di perdere quell'attimo che ti potrebbe permettere poi di prendere la palla. Sono palloni che per un portiere sono difficilissimi. Diciamo subito che questa non è una difesa d'ufficio tra colleghi. No, assolutamente, facendo il stesso ruolo so le difficoltà che ci sono stando in porta e può non sembrare da fuori, ma chi lo fa di mestiere insomma sa che era una palla bruttissima. Senti, l'epilogo con la Fiorentina, un'altra botta a livello psicologico? Sicuramente non è bello essere raggiunti e poi superati alla fine di una partita, però questi sono i fatti e la cosa più importante è cercare di dimenticare prima possibile e di preparare al meglio la partita con la Lazio.